E ciao a tutti, benvenuti You Marziani, benvenuti su un nuovo video di You Mars Channel. Ciao, io sono You Mars. Come vedete davanti a me c'è questo meraviglioso esemplare di drago marino che adoro all'infinito, o meglio adoravo fino a poco fa, ma ve lo spiego a fine video. Oggi vi faccio vedere non come l'ho creato, perché ne ho già fatto uno e ho messo un piccolo tutorial su Instagram. Ovviamente il drago è tutto in cosplay, quindi potete modellarlo come volete, soprattutto le antenne perché sono fighissime e hanno, penso in totale lui sarà tipo 40 centimetri, così arriviamo a 60-70. È meraviglioso. Lo sposto un attimino perché sennò lo vedete troppo. Ecco, mettiamo così, esco io a fuoco e mi bevo un attimo un po' di tisana, zenzero e limone. Perché ho detto ero contento fino a poco fa? Perché il discorso lo facciamo dopo. Lo facciamo dopo. Intanto godetevi. È godurioso vedere dipingere, io adoro. E in molti di voi mi hanno detto la stessa cosa, perché pure io passo tantissimo tempo su YouTube a vedere video di gente che dipinge cose. Uno, perché mi rilassa. Due, perché imparo nuove cose, oltre a quelle che già avevo, sapevo già da tempo. E niente, quindi godetevi il video della pitturazione del drago, ci vediamo dopo. Via! Dipingiamo i giochi marini. Eccolo, il nostro bel draghetto tutto ignudo. Andremo a dipingere tutto il suo corpo, la testa. Questi sono i colori che ho scelto, che ha scelto la committente, che sono appunto la sfumatura dell'arcobaleno. E questo è il bitume di Giudea che molto, cioè tra poco mi pentirò di averlo usato. Ma vabbè, questo è il corpo e questa è la masking putty, ossia appunto una maschera pastosa, tipo una plastichina super filamentosa, che uso per coprire appunto le parti che non voglio colorare, non voglio dipingere, in modo che sto attento. Guarda, l'ho messo sull'occhio, sulle pietre che c'ho in testa, e questo è il bitume di Giudea che mi sto pentendo di aver usato. Comunque, non so perché, io avevo un bitume di Giudea molto diverso, era molto più liquido, subito si sfumava. Come vedete, la prima parte di una pitturazione di un qualcosa va a fare prima cosa le parti più scure, dove appunto voglio che il nero entri dentro. Alla fine poi ho deciso di usare l'acrilico nero super diluito e con appunto il fazzoletto andare a tamponare le zone dove non volevo che ci fosse il nero, insomma, nei livelli, nei layer, quelli più in alto. Il nero doveva arrivare soltanto, appunto, vedete, dentro le varie, come si dice, scheggiature delle squame, le varie appunto graffi che potevano dare appunto il senso più della texture ruvida del corpo. Infatti l'ho fatto 2, 3, 4 volte fin quando appunto il nero arrivava dove doveva arrivare, poi si tampona e si rifà la velatura, si tampona e si fa la velatura finché appunto non avete il risultato che desiderate. Questa era tipo la quarta velatura che avevo fatto, quindi raga, vi giuro che non è facile dipingere, non è semplice, non è facile, non è che dite vabbè metto il colore rosso, no, prima del rosso ci vanno altri colori sotto. Oh, ecco il rosso, manco a farlo apposta. Ecco, questa è la prima velatura di rosso, vedete, molto molto diluito. Poi sono andato avanti, ne ho fatte altre diverse, e siccome il drago deve essere color arcobaleno super multicolor, ho dovuto fare diverse sfumature che vanno appunto dal rosso all'arancione, al giallo, al verde, al blu e al viola, e poi le sfumature tra tutti questi sei colori. Quindi un bordello, anche fare le antenne sfumate è stato un casino, vi giuro. Quello che vedete è in 8 minuti, vuol dire che sono tipo 3 giorni di lavoro, perché bisogna aspettare che si asciuga, bisogna aspettare che magari non si è convinti, rifai una parte, rifanne un'altra, eccetera, eccetera. Fare le sfumature qui sui ciuffi ci sono voluti 20-30 minuti, idem qui, perché la sfumatura deve essere impercettibile, come se fosse un colore solo. Perché comunque parliamo di una. Stiamo dipingendo la pelle di un qualcosa, non è una. Bisogna farla bene. E quindi niente, mi sono ucciso a fare la testa, era quasi pronta. Ho detto ok, partiamo con il corpo, visto che ho smesso con l'arancione, adesso vado a fare l'arancio un po' più chiaro, poi sfumerò l'arancione giallo sotto. E ovviamente adoro sporcarmi le mani, quindi vado a sfumare anche con le dita a volte, adoro. Vedete le velature di nero? Il nero è rimasto sotto in quei buchetti, quindi vi dà quella sorta di profondità, altrimenti la scultura sarebbe troppo piatta una volta dipinta. Veramente sarebbe orribile. Qui sto andando a sfumare il giallo con il verde, quindi diventa quel giallo o il verde acidino su.
adesso il verde si va a sfumare con il blu, questi sono tutti i colori primari, e ovviamente il verde col blu sopra diventa un verde tipo acqua marina, per poi diventare verde normale, e poi dal verde, dal blu, dalla sfumatura del blu che vedete in questo momento, ci andrà il viola, che sfumato con il blu celeste sopra, il blu comunque primario sopra, diventerà una sorta di glicine. Quindi sono tante sfumature da tenere a mente, da fare, non si può andare di piatto, insomma, bisogna sfumarle. Qui vado a fare un po' di dettagli con i pennelli più piccoli, qui vado a riprendere appunto la pinna del draghetto marino, che iniziava col giallo e doveva fare appunto la stessa sfumatura che fa il corpo. Per le squame del petto, della pancia del drago, ho scelto una sorta di ocra che, se non erro, a parte della Vallejo si chiama brown sand, appunto sabbia marrone, che adoro. Quando poi andiamo a fare le sfumature per dare i colpi di luce, non andiamo a mettere questo, non è bianco, è il color avorio, e vado nel verso contrario delle squame, in modo che la luce va dove deve andare. La stessa cosa l'ho fatta poi anche per le squame della schiena, del corpo, perché lasciarle così sembrava troppo piatto. Col bianco si va a dare quella luce che vi rende ancora più profondità. Oddio, stiamo andando ad aprire gli occhi, ho finito veramente, ma sono stato velocissimo, oddio raga. La committente mi ha chiesto anche gli occhi verdi, ovviamente, quindi che ve lo dico a fare, è stato bellissimo perché ci sta proprio bene l'occhio verde. Qui vado a togliere la putting mask anche sulle pietre, dove sotto ho inserito la cosplay fosforescente, quindi dopo vi dico, sarà una magia totale. Alcuni punti non erano venuti perché c'era la masking putty sopra, ma li ho dipinti dopo. Ho preparato la resina con tantissima sabbia all'interno, una resina adatta a essere colata anche fino a 5 cm, va benissimo, e vado a fare un primo strato nello stampo. Questo è uno stampo di torte, credo, sì, e poi un primo strato di un centimetro e mezzo, poi metto questa conchiglia dentro che è super fissima, la madreperla che c'è dentro, e poi aggiungo un po' di muschietto qui e lì, che dà il senso, un po' di alghetta qui, alghetta lì, di fondale marino. Avrei voluto fare dei pesciolini, ma la committente non li ha voluti, ma pazienza. Poi vado a mettere altre conchiglie, assolutamente, sistemo un po' la sabbia, meno, mettendola un po' più sparsa, senza dare quella cosa troppo perfetta, perché non c'è perfezione. Poggio il drago in questo modo, l'ho attaccato alla lampada per farlo rimanere fermo, in modo che stesse immobile. Vado a mettere un po' di sabbia ancora su, e poi con una punta di blu nella resina vado a fare l'effetto Bahamas, color acqua marina, che adesso lo vedete bene, ecco qui in questo momento, che amo all'infinito, è bellissimo. E vado a colare dall'alto, in modo che non ci siano troppe bolle, quindi proprio un filo di resina, vado, velocizzo un po', che va a coprire il tutto, tanto la sabbia è pesante e rimane giù, ve lo assicuro, e fino a che non arriviamo al bordo. Dopo circa una decina d'ore, più o meno 10 ore, la resina si è asciugata e sono riuscito a fare quello che volevo, raga, meraviglioso, mio Dio, guardate che bello il fondale marino nella resina, io lo amo. Purtroppo questo stampo ha delle righe, ma poco ci interessa. È fighissimo, bellissimo, super, super trasparente, è venuto benissimo, e adesso è il momento di attaccare la testa, oh mio Dio. Vado a modellare le antennine come voglio, perché tanto è cosplay, c'è il fil di ferro all'interno, quindi posso fare quello che voglio, ed ecco a voi il drago marino. Ovviamente si illumina anche al buio ed è una figata pazzesca. Si illumina tantissimo la cosplay fosforescente, vi giuro che è meraviglioso. In camera la notte fa quasi impressione, sembra che stia nuotando nella vostra stanza.
Bene, bene, eccolo qua, il mio cucciolino è qui, pronto con la base in resina, avete visto? Io sono contento di come è venuto. Se lo vedete diverso, e qui adesso è blu e ha più giallo sul viso e più giallo da qualche altra parte, è perché è successa una cosa. Quando mi è stato commissionato questo drago, la committente inglese mi scrive che volevo un drago multicolor. Bene, le faccio l'esempio dell'arcobaleno, che più multicolor di quello non ce n'è. E lei mi dice sì, va benissimo. Ok, quindi io parto dai colori dell'arcobaleno, come avete visto nel video, rosso, arancio, giallo, verde, blu e viola, e tutte le sfumature tra questi colori, quindi sono 6 colori, ma diventano 12 perché sfumati tra di loro tirano fuori un altro colore, ok? Faccio vedere la creazione, ero super felice e contento di averla terminata, la faccio vedere alla committente e mi dice di volere più blu sulle orecchie e sul ciuffo. Io le spiego, ho fatto guarda che il color match, appunto, la fusione, la sfumatura tra i colori blu-rosso, in questo caso, visto che è arcobaleno e tu mi hai detto di sì, hai accettato il colore arcobaleno, rosso-blu, dopo che ho passato 30 minuti a fare la sfumatura del ciuffo, questo, per farla perfetta. Rosso, arancio, giallo e anche bianco, scusami, avorio, perché per fare le sfumature voi vedete il video, vi dura 10 minuti, 15 minuti, ma io ci metto ore, giorni. Questo drago l'ho dipinto in 2 volte, ho fatto 4 ore con le velature, altre 2 ore con altre velature, ci vuole un sacco di tempo, ragazzi. Ah, ma io voglio un po' di blu sul ciuffo, perché sul corpo si vede poco. Se voi vedete poco blu, ok, io c'è il blu, c'è qui sotto, c'è qui e lo voleva anche in faccia. E io ho detto: "Senti, ma il color match non va bene. Non c'è continuità nella cosa, ok che hai pagato, ok che mi stai pagando, ok che, ma io non sono la tua puttana." Ci sono rimasto malissimo, per carità, lei è gentilissima, infatti non so se vedrà questo video, se non lo so, però io capisco che uno paga una cosa, e stesso lei ha anche ammesso di voler, si è scusata, ha fatto "la prossima volta ti dico meglio quello che voglio", però ci rimango male con l'insistenza, non mi è piaciuta per niente. L'insistenza di voler per forza avere, ho capito che tu stai pagando quei colori che dici te, però se mi dici una cosa, quella deve essere, ho anche altre cose da fare. Non... E questo è un discorso in generale, però, che molte persone quando vogliono qualcosa da me, capita, non tantissime volte per fortuna, che all'ultimo momento ti fanno dei cambiamenti. E però, ragazzi, non ci siete solo voi. Non ci siete solo voi, ho una vita, ho altre commissioni da fare, ho altre migliaia di cose da pensare e non andiamo avanti così, perché poi io dico una cosa, voi dite un'altra, io dico una cosa e loro ne dicono un'altra ancora. Io ho detto guarda che il blu e il rosso non stanno bene insieme in questo caso, visto che sto seguendo un colore, dal rosso andiamo al viola, come l'arcobaleno, non sta bene, il match non c'è, ti posso mettere un po' più di giallo sul viso, ok? Poi ci sono alcuni punti del corpo che sono stati resinati per fare l'effetto acqua. Quindi se vado a dipingere sulla resina, viene diverso l'effetto della pittura, perché sulla cosplay viene l'effetto la texture della pelle, ma sull'acqua ti viene liscio. E voglio farvelo capire sta cosa. È un casino. Quindi quando prendete la prossima volta una commissione, siate precisi. Io posso chiedere tutto quello che voglio, ma magari durante le domande della commissione mi perdo qualche passaggio. Però dovete essere anche voi decisi. Quando andate in un negozio e dovete comprare, che ne so, il vestito per un gran galà, una serata di gala, sapete quello che volete, il colore, più o meno, il taglio del vestito, il modello, lo sapete. Quindi dovete fare la stessa cosa con me, con noi creativi. Non ce l'ho con questa persona in alcun modo, assolutamente, però ho preso spunto perché se non sbaglio anche Nina ha fatto un video del genere dove parla del fatto che le persone spesso a creazione finita ci chiedono di cambiare le cose. Finita. E io durante questo tempo che io ho fatto questa commissione ho mandato foto, update, sì, va bene, va benissimo, qui va benissimo. Ci capiamo. È un casino, non possiamo tornare indietro quando soprattutto a questo stadio. Cioè dovrei prenderla, uno non posso colorarla diversamente perché c'è già la resina sotto trasparente, se cade un po' di colore sopra è un casino, è una perdita di tempo. E la cosa che mi ha fatto ridere ha fatto, io voglio la cosa più colorata possibile. Cioè raga, più colorato di questo,
È la gioia questo drago. Il drago Rainbow, è proprio il Rainbow Pride, il drago del Pride, raga. Veramente. E ci rimango male, un po' perché non voglio poi. Cioè, non è una discussione con le persone, con i clienti, con i committenti. È la prima volta che questa persona mi contatta, quindi mi sono comunque. A parte sono sempre educato, per chi mi conosce lo sa, sono sempre disponibile a tutto, però non mi piace. Cioè, gli metto il blu, lei voleva il blu anche sulle orecchie, sul ciuffo gliel'ho messo, l'ho fatta contenta. Ok, stai pagando tutto quello che vuoi, però dopo 2 secondi mi scrivi che il blu e il giallo sul viso erano le uniche cose che chiedeva in più. Dopo 2 secondi mi scrivo un messaggio: ah vabbè, se vuoi far andare meglio il match col blu, mettici un po' di verde. Eh sì, cara Arlecchino. Raga, cioè, mettere il verde qua sul rosso, sulla faccia. Cioè, non si perde tutto il senso dell'arcobaleno iniziale. Che se. Cioè, io sono così. Quando mi dici una cosa, io parto in quinta e faccio quella. E vi giuro, mi ha troppo destabilizzato. Mi sento violato e non lo sento più mio. È brutta questa cosa. È bruttissima. Cioè, lo guardo, mi piace, sì, ma quel ciuffo blu non mi piace. Perché non ci azzecca un cazzo. Fa niente, non fa nulla. Io ringrazio la persona che mi ha fatto la commissione. Per carità, sono soldini, però non mi va di essere trattato così. Mi sento non rispettato. Ho capito che uno paga, ha quello che vuole, quello che deve avere, però non è giusto. Mi sento. Non violato perché è una parola grossa, però è brutto, bruttissimo, non si fanno queste cose. Perché tu all'inizio dici una cosa, e quella deve essere. Quando è finita, io non posso andare dopo che io. Ripeto, il video è durato 8 minuti in totale, 7-8 minuti la parte dipinta. Ma sono tagli su tagli su tagli su tagli, ma sono 3 giorni, 4 giorni di lavoro. Buttati così, perché la sfumatura. Così, bellissima, ma c'è poco blu. E lo voleva sul ciuffo. Ho detto, ma al massimo, cioè, mettiamo un po' più di blu qua dietro. Ho detto, no, vabbè. Non ne parliamo più, non voglio fare una polemica. Spero che la persona, se vedrà il video, non se la prenda, ma non ho fatto nomi. Era solo una cosa per parlare di questo argomento, che purtroppo vedo che spesso capita a noi creativi. Ovviamente si fa sempre di tutto per accontentare chi ci fa le commissioni, chi ci chiede le cose, chi ci vuole bene, chi ci segue da tanto tempo. E siamo sempre pronti a qualsiasi cosa. Se questo video è sembrato con i paraocchi, scusatemi, ma non è quello il senso. Perché io accetto tutto, tranne però quando ho finito la creazione ed è dipinta e tutto, cioè mi dici che non è colorata. È che vuoi il blu lì dove, ragazzi, non ci deve stare. Se è arcobaleno, è arcobaleno, punto. Diciamo che ero super contento di fare questo video, di presentarvelo al modo migliore, ma non è stato così. Sono contento, per carità, perché avete visto, molti di voi mi chiedono: fai video dove dipingi così ci rilassiamo, ci piace vedere mentre dipingi. Però poi, stamattina mi sono svegliato alle 7:30, è successo sto poco di casino e vabbè. Grazie mille di tutto. Detto questo, vi ricordo di seguirmi su tutti i social, Instagram, TikTok, Facebook e ovviamente di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Se volete vedere gli altri video di questa settimana o della settimana scorsa o di 8 anni fa, io stavo già qua su YouTube, cliccate qua in alto, trovate qualche bella playlist che vi ho consigliato. Ciao! Un abbraccio, un bacio, due, va, meglio oggi. E acchiappatevi, ciao! Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless, I don't wanna be one.